Paleolitico è un periodo molto ampio che parte 3 milioni di anni fa. L'uomo di Neanderthal aveva cominciato a seppellire i morti, a sviluppare il pensiero astratto, a intrecciare anche relazioni personali, familiari, costituire delle vere comunità. È stato anche questo il punto di forza che ha fatto prevalere il sapiens rispetto alle altre specie. Questi sono detti gigli di mare, sono dei crinoidi, esistono ancora oggi questi, sui fondali marini, somigliano a dei fiori. I resti più antichi della nostra specie umana vengono naturalmente dall'Africa. La popolazione si concentrava qui, solo in Africa, almeno fino a 2 milioni di anni fa. Si viveva solo qui. I resti meglio conservati vengono da Sudafrica e dall'Africa orientale, la Rift Valley. La grotta di Lamalunga si trova a pochi chilometri a nord di Altamura, quindi nel parco dell'Altamurgia. E la scoperta naturalmente è venuta per caso, come tutte le più grandi scoperte. Ogni settore prende il nome in base agli animali ritrovati per convenzione. Il percorso si conclude qui nell'abside. Questa grotta è completamente sotterranea e non conosciamo gli ingressi originali. Si resero conto che in un determinato settore non si accumulava la neve in inverno perché c'era una frattura nella roccia dalla quale fuoriusciva una corrente d'aria calda. A partire da quella frattura loro cominciarono a scavare un pozzo perché per loro una corrente d'aria che fuoriesce indica la presenza di una cavità sotterranea. Sono state scavate proprio da acqua che scorreva nel sottosuolo. Questo è il cranio di un cervide, quindi un cervo, un daino. È completamente incastonato nella roccia, quindi un altro animale che oggi non vive più. E poi l'ambiente della grotta, per gli spareologi, lo dicono sempre, no? È un ambiente sacro, è come ritornare nel greco moderno. Siamo ormai entrati nella cosiddetta abside, quindi la parte finale della galleria, da dove è stato trovato lo scheletro dell'uomo. Fu una scoperta straordinaria perché ci si rese conto che non si trattava di uno scheletro comune, cioè di un uomo moderno, ma di un'altra specie umana. Anche se lo scheletro non è in connessione anatomica, si presume che ci siano tutte le ossa. Cioè, è stato affettuosamente chiamato Cicillo da Francesco. Anche qui ci sono due ipotesi sul nome, perché qualcuno ritiene che sia stato scoperto nel giorno di San Francesco. Altri ritengono invece che il terreno nel quale si trova l'abside apparteneva a un certo Francesco. Si arrivò allo scheletro solo nel 93.